Un pomeriggio da ricordare per la giovanile rock a Milan Academy. Ieri, davanti ad un pubblico meraviglioso, è stata presentata la nuova stagione calcistica della società guidata dal presidente Domenico Belvedere. Hanno sfilato i piccoli campioncini del Milan Academy, ma soprattutto è stata presentata ufficialmente la formazione che militerà nel prossimo campionato nazionale di Serie C femminile, dalle ragazze fino allo staff tecnico. Nel 2020 abbiamo fondato questa società, la Giovanile Rocca, grossi obiettivi. Oggi, dopo 4 anni, siamo oltre 340 tesserati. Partiamo dalle categorie più piccole, dai piccoli amici, fino ad arrivare ad una prima squadra femminile, che quest'anno affronterà un campionato importante, un campionato nazionale di Serie C. Sicuramente la crescita è costante, i numeri dicono che ogni anno siamo cresciuti e siamo cresciuti bene in tutte le categorie. Oggi cresciamo sia numericamente che qualitativamente. Per noi è una bellissima emozione, spero che lo sia anche per tutte le persone che ci guardano, i genitori e per i bambini stessi. Per me è una grande emozione perché comunque li vediamo crescere giornalmente, da un paio di anni che lavoriamo insieme a dei ragazzi e quindi per noi è un'emozione bellissima per ora sentire i loro nomi e vedere far fare la sfilata uno a uno a ciascuno di loro. È un'emozione indescrivibile. È un impegno abbastanza importante, però secondo me se c'è la passione si può fare di tutto. Per me comunque è un immenso piacere, e cioè io sto bene quando comunque vedo che tutto va bene e sono contenta comunque per i ragazzi se si trovano bene. È da 30 anni che diciamo, vivo a Palermo e non, nella mia provincia vedere una cosa del genere mi riempie di gioia. È il mio primo anno come mister in prima in una squadra tutta, diciamo, al mio servizio. Sono contenta di aver fatto questa scelta, onorata di guidare queste ragazze perché tra i nuovi acquisti, i giovani e le veterane ho trovato un gruppo molto volenteroso e hanno voglia di lavorare, anche perché molti sono inesperienti, quindi devono, logicamente capiscono che l'importanza del lavoro ci può ripagare. Mi sento in famiglia già, anche perché io alla fine sono di Caronia, un paesino qua vicino, e a tira e molla già ci siamo conosciuti, magari in altre vesti mentre che giocavo, però bene o male, non dico tutti, ma un bel po' dello staff già sono persone che io conosco. Continua crescita, siamo felici e orgogliosi di aver creato questo movimento qui a Rocca di Caprileone. Ci sentiamo un po' il centro dei sogni di questi ragazzi, di questi giovani. Siamo veramente felici di aver raggiunto questo livello sia organizzativo che tecnico con questi ragazzi. Quindi continuiamo così. Il campionato di Serie C è un campionato nazionale che ci vedrà raggiungere anche la capitale con delle trasferte molto impegnative, per cui io mi aspetto sicuramente di fare bella figura. Noi siamo una piccola realtà che ci affacciamo in questo campionato che è molto ma molto difficile a livello tecnico, ci sono realtà molto importanti, blasonate. Siamo il comune più piccolo che partecipa al campionato e già questo è tutto dire, però grazie alle nostre competenze, capacità, al lavoro quotidiano cercheremo di non farci trovare impreparati e di fare bella figura. Le squadre maschili parteciperanno le agonistiche a tutti i campionati regionali, quindi Under 15, Under 16, Under 17, anche qui quest'anno abbiamo alzato l'asticella e quindi ci sentiamo veramente di essere soddisfatti, però non dobbiamo mollare, dobbiamo sempre guardare avanti e cercare di migliorarci.